Oriana Marzoli, febbre, dolori e debolezza. Ho pianto lo stress. Daniele Dal Moro la difende. Dopo essere uscita dalla casa del grande fratello VIP, Oriana Marzoli è stata travolta dagli impegni lavorativi. Così, ora sta accusando il peso dello stress. L'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini si è sfogata su Instagram, spiegando di avere la febbre e di avvertire un malessere generale. Anche Daniele Dal Moro è intervenuto per difenderla. Da quando, lunedì 3 aprile, si è conclusa l'esperienza nella casa del grande fratello VIP, Oriana Marzoli non si è ancora fermata. La concorrente sta accusando gli effetti dello stress. Su Instagram ha spiegato di essere scoppiata a piangere e di avvertire un malessere generale. Sono 7 giorni che sono uscita dal grande fratello, ma sembra una vita che sono fuori. Non mi sono più fermata, non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più. Sono stanchissima, distrutta, morta. Ho bisogno di dormire. Avrò dormito 8 ore in 3 giorni. Pochissimo. Sempre da una parte all'altra. Non ce la faccio più. Ho avuto la febbre. Ho una tosse esagerata, non riesco a dormire. Sono debole, mi fa male tutto il corpo. Ho pianto, non sapete quanto, per lo stress che ho. Sono stanchissima, non ce la faccio più. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono inseparabili. Sembra che la loro relazione, a telecamere spente, stia andando a gonfie vele. Non sorprende che l'ex geffino sia intervenuto per difenderla. Oriana è appena uscita da un percorso televisivo molto pesante. Solo chi lo ha fatto può capire quanto sia mentalmente, fisicamente ed emotivamente estenuante. Da quando è uscita non si è mai fermata un attimo. Avrà dormito sì e no 8 ore in 5 giorni. Sono 2 giorni che ha febbre, tosse e mal di gola. Non è nel suo paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare 2 serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare. E ha concluso, ieri è andata a letto alle 5, e se tutto va bene riuscirà ad arrivare in un letto per le 22 di stasera. Invece di scrivere cagate, andate a farvi una grigliata che è Pasquetta, per chi può festeggiarla.